Quindi eccoci qua, pronti a creare il nostro primo progetto, quindi di function di Firebase. Quindi va bene, io mi sono creato una cartella pulita sul desktop, ci spostiamo sulla documentazione, andiamo nella parte appunto di inizio e ci dice di installare npm install -g Firebase Tools. Io queste qui l'ho già installate, però lancio il comando per farvi vedere. Ovviamente per installare questa roba sottolineo che bisogna avere Node.js installato sulla propria macchina. Per installare Node.js è semplicissimo, basta andare sul sito, cliccare qui, scaricare l'exe e mandare avanti, avanti, avanti tutto quanto. Se avete la shell aperta la richiudete, la riaprite e poi dovete avere semplicemente, una volta che avete appunto installato Node.js, vi basta lanciare Node-v. E avete la versione npm-v e avete la vostra version, quindi avete tutti e due, diciamo, i tools pronti per essere utilizzati. Quindi una volta installato -g Firebase Tools, andiamo avanti e inizializziamo appunto quella che è il nostro applicativo. Quindi sostanzialmente andiamo a fare un Firebase, dovremmo avere a questo punto, dopo aver installato i tools con -g, abbiamo Firebase come comando. Io riduco un attimino qui. Troppo zoomato, forse perfetto. Ok, quindi abbiamo detto di lanciare Firebase login. Io ovviamente dovrei essere già loggato col mio account. Se non siete loggati, vedi already logged. E che cosa succede? Che mentre vi si apre una finestra nel browser, quella di autenticazione di Google, voi accettate, quindi consentite di far entrare Firebase nel vostro account privato e vi logga in automatico. Cosa succede poi? Firebase init function, quindi Firebase init functions. Hola. Ecco qui, pronti a partire la configurazione. Quindi andiamo a configurare il nostro ambiente. Quindi vuoi procedere? Sì. Ora lui ci chiederà quale progetto vuoi fare. Io in questo caso creerò un nuovo progetto. Utilizziamo TypeScript, molto più comodo. TSLint yes. Yes. Quindi sta installando le nostre dipendenze. Ora se io vado ad aggiornare qui, dovrei avere un terzo progetto, no, ancora no. Aspettiamo un attimo. Ok, abbiamo il nostro progetto. Quindi ci spostiamo in function e qui lanciamo un code punto. Quando lancio code punto mi apre Visual Studio in automatico, per chi magari non la conoscesse questa funzionalità molto molto comoda. Ok, abbiamo il nostro progetto dove abbiamo in search, abbiamo index, appunto, che sarà il nostro file. Qui vi zoom un po' perché sennò mi si lamentano sempre tutti quanti che non si vedono le cose per bene. Abbiamo package JSON dove appunto abbiamo i nostri comandi, soprattutto quello che ci interesserà sarà il deploy e lo start per vedere la shell e ovviamente il serve per andare a provare le nostre function. Dopodiché abbiamo, vabbè, questi due file che sono delle configurazioni. E poi abbiamo l'aggancio del progetto, quindi andiamo ad agganciare il progetto. Quindi, per agganciare il nostro progetto, lanciamo Firebase use add. Ok, come vedete ci chiede appunto su quale progetto vogliamo aggiungerlo. Io quindi in questo caso stoppo il comando, mi sposto su console.firebase.google, aggiungo un progetto. Lo chiameremo isgd corso function Firebase. Credo che sia un po' lungo, sì, infatti era tre caratteri. Isgd Firebase function. Ok, crea progetto, accetto i termini e creo il progetto. Attendiamo qualche secondo che crei il progetto. Ok, continua. Abbiamo il nostro progetto e siamo all'interno del nostro progetto. Poi faremo tutta quella che è appunto una spiegazione veloce di quella che è la dashboard di Firebase. Torniamo alla nostra linea di comando e lanciamo di nuovo Firebase use-add. E se non erro, lo posso anche lanciare nella directory principale, diciamo LLS, scusatemi. Ok, qui posso fare. Perfetto, scegliamo appunto is Firebase corso function
You want to use for this project? No, va bene, per questo momento possiamo mettere anche test. Ok, perfetto. Quindi torniamo sul nostro Visual Studio Code. Andiamo in Serie C e andiamo a decommentare quello che lui ha creato. Quindi questa è la primissima function, appunto, scritta. Come vedete, che cosa fa? Export const hello world function https on request. Quindi questa qui sarà una function di quelle che vi ho detto prima, però modalità https, perché poi ci sono quelle sugli eventi, quelle sullo storage, che poi andiamo a vedere piano piano. Che cosa fa? Fa response send hello from Firebase. Quindi qua mettiamo hello from Firebase is GD per dare prova che comunque sia questa. Quindi cosa succede? Che una volta appunto creata la nostra prima function, in realtà abbiamo solo decommentato, quindi non stiamo facendo niente, ma stiamo solo andando a testare, che cosa facciamo? Andiamo a lanciare il comando appunto di deploy. Quindi Firebase deploy-only function. Potete lanciare direttamente questo, oppure dato che avete l'alias, qui potete lanciare npm run deploy, è la stessa identica cosa. Io lancio questo e dovrebbe andare a fare quella che appunto è il deploy delle nostre function. Ci spostiamo in function. Lui intanto sta viaggiando ancora. Ora, ovviamente queste function possono essere utilizzate in molteplici situazioni. Vi assicuro che una volta capito come funziona il meccanismo all'inizio sembra un po' strano, però una volta intuito come funziona è veramente potente questa roba. Perché poi queste function, anche se sono endpoint API, le potete richiamare direttamente dentro il codice che poi andrete a mettere nella parte di hosting di Firebase, quindi ce l'ha già integrata. Quindi tutta la parte di autenticazione non vedete più, non mi interessa più, farà tutto in automatico, quindi avrà tutte le function già innestate dentro e quindi vi basta richiamarle dal frontend. Quindi chiamerete semplicemente, ad esempio, in questo caso chiamerete la function hello world, vi basta chiamare la function hello world, passargli i parametri che gli servono e lui direttamente va a utilizzare quella function. Come vedete sta creando la function hello world. Io in questo caso qui ho sbagliato perché non ho configurato il server, più che altro la località. Vabbè, quella poi magari la vediamo più avanti quella cosa. Però si può configurare, nel momento in cui si inizializza l'applicazione, si può configurare quello che è appunto la zona dove risiede maggiormente. Ottimo. Deploy completato, quindi andiamo in function, inizia, continua, va bene, questa parte qui l'abbiamo già fatta, eccola qui, eccola qui. Questa è la nostra function. Nostra function è su questo indirizzo qui, quindi prendiamo questo indirizzo qui, copia, incolla, tac, e abbiamo il nostro hello world from Firebase is GD, quindi la nostra prima function è andata, come vedete non è protetta, non è niente, quindi basta avere questo path per appunto reincludere questa funzione. Questa funzione in più la troviamo appunto all'interno del nostro sistema con la function con il nome hello world. In più qui avete il log, quindi potete andare a loggare appunto la vostra function e nel momento in cui io qui ad esempio vado a mettere ad esempio un console.log, console.log, non lo so, ciao function, e rifate il deploy. Quindi CTRL S, vado a rilanciare il deploy on the fly, pom. Rilancio il deploy. Qui vi troverete in console.log, vi troverete appunto il print del console.log. Quindi nel momento in cui poi andate a lanciare questa function, qui dentro trovate direttamente il console.log. Quindi questo era tutto per questa lezione sull'introduzione alle cloud function. Scusate, le cloud function. E dovrebbe aver finito. Volevo mostrarvi questa parte qui. Vediamo un attimino se io faccio tac. Qui potete anche registrare i nuovi log. Potete mettere in modalità di ascolto, che è molto comoda quella, soprattutto in fase di debug. Ottimo, ha terminato. Quindi io mi metto qui in modalità ascolto. Aspetta, lo facciamo partire. Ok, modalità ascolto, rilancio qui la function, tac, di qua dovrebbe catturare il log a breve, quindi stoppo, rilancio la nostra function
e dovremmo trovare il nostro appunto console log, il nostro console ciao function. Faccio ripartire perché si sta un attimino incartando. Non lo so, ragazzi, si è incartato. Di solito è immediato. È immediato. È il bello della diretta. Ok, non lo so perché si era un attimino. Comunque lo vedete, qui c'è il ciao function. Vediamo se riesco a zoomarvelo. E qui c'è il ciao function del nostro function hello world. Quindi niente, ci vediamo nel prossimo capitolo.